Ciao a tutti, ben ritrovati. Dopo finalmente un mese sono riuscito a fare un video. Sì, ce l'ho fatta. Finalmente, dopo un mese, torniamo con un nuovo drawing challenge. Nel primo video del drawing challenge, uno di voi, Ice Mystery, mi ha chiesto di fare un Thunderbird, ovvero un animale che esce fuori dalla mente di J.K. Rowling e che si trova su Animali Fantastici e dove trovarli. Cioè il prequel della saga di Harry Potter, praticamente. Parliamo di un animale comunque che ha come fisionomia, questo è un uccello leggendario, fantastico, simile a un'aquila, quindi tipo rapace, con un piumaggio dorato, fondamentalmente, e tre paia di ali con due code. E praticamente questo animale c'ha una particolarità, ovvero, appunto, il nome uccello del tuono, Thunderbird, è un animale che con un battito di ali può generare tempeste con fulmini. È davvero originale, nessuno ha mai pensato di fare un uccello che domina l'elemento del tuono. A noi ci interessa solo la versione della Rowling e vedremo come possiamo ridisegnare, fare un restyling quindi di questo uccello che vede la luce già nel libro prequel della saga di Harry Potter, ovvero Animali Fantastici dove trovarli. Allora, il Thunderbird fondamentalmente è nativo dell'Arizona e sia nel libro che nella sua versione cinematografica, in cui il protagonista Newt Scamander è interpretato dal grandissimo premio Oscar Eddie Redmayne, è un uccello che è stato ritrovato, Frank lo soprannomina, che ha trovato in Egitto e che vuole liberare in America, appunto nel suo habitat naturale. Ma come sappiamo, non voglio fare spoiler, verrà liberato per una determinata occasione che succede appunto nel libro. Ma non stiamo qua a parlare di libro perché non vogliamo fare spoiler a nessuno. Cos'è questo animale tanto caruccio? Io l'ho immaginato che, dato che ho poco tempo e sto editando altri video che arriveranno nei prossimi giorni, ho pensato di tagliare un po' di tempo e ispirarmi in qualche modo a un altro uccello del tuono che abbiamo meta visto, ovvero Zapdos, perché ha questo becco lungo che io non riesco a non levarmi perché funziona, è un becco bellissimo, è fatto perfetto, cioè è bello perché sì. Va bene, ora non dilunghiamoci più del dovuto e passiamo alla modalità Bob Ross. Va bene, dopo aver sviluppato un concept per quanto riguarda la testa, che era la parte a cui io premevo di più, che state vedendo in questo momento, in cui, come potete vedere, non mi sono sbilanciato più di tanto perché avevo già in mente come farlo, avevo in mente questo grande uccello con piume da rapace, con queste due piume principali, o comunque delle piume nella cresta più, diciamo, più lunghe rispetto alle altre, e un becco particolare. Mi sono soffermato nel becco perché mi interessava prendere quello di un certo Pokémon, perché come sapete è bello e mi piace quel becco. Ho voluto, ovviamente, fatto un'altra versione più rapacea dell'uccello, ma già avevo in mente cosa volevo fare. Per quanto riguarda la fisionomia, non mi sono, come ho già detto, non mi sono sbilanciato troppo e ho semplicemente messo le tre paia di ali, una più piccola, un paio più piccolo delle altre, via verso la coda, che invece si biforca in due estremità. E quindi, diciamo, il concept era un po' questo. Avevo pensato di aggiungere qualche dettaglino negli occhi, soprattutto gli occhi, mi sono concentrato tantissimo nell'occhio perché volevo fare l'occhio tipo figo, troppo figo. E mi sono concentrato anche sulla parte del becco, che doveva essere appunto osseo, lo dovevo sentire massiccio, proprio osseo. E ho preso, diciamo, purtroppo nella posizione che avevo pensato, sono escluse, diciamo, la maggior parte delle ali, sono solo quelle due primarie, e poi se ne intravede una piccola sulla sinistra, perché non ho pensato a fare una figura intera, anche per motivi di tempo, ovviamente, ma queste sono altre storie. Detto questo, il video finisce qui. Mi raccomando, se avete richieste, fatemelo sapere nei commenti, che il prossimo Drawing Challenge. Comunque, sì, se avete delle richieste, fatemelo sapere nei commenti, in modo tale così al prossimo Drawing Challenge mi metterò all'opera sulle vostre richieste. Vi volevo dare una notizia, ovvero il fatto che finalmente sto iniziando a lavorare per un videogioco. Yeah! Sto lavorando ovviamente ad altri video. Spero, perché per la prossima settimana, di pubblicarne almeno un altro. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo presto. Ciao!